Ok, Valeria, cominciamo un po' il riscaldamento vocale. R. Facciamo qualche esercizio con l'utilizzo di una N, quindi magari na, nni e così via. Cambio le vocali io? Sì, cambio le vocali a tuo piacere. In un solo vocalizzo o ogni tonalità? No, 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 ogni tonalità o una vocale. Ok. Esercizio sempre con l'utilizzo della N, questa volta un pochino più lungo. Magari con la no. Senti, qui siamo entrati nell'ambito del registro di testa. No, 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 no. Perfetto, ora togliamo la N e vocalizziamo sullo stesso esercizio. Vocale O. Tieni sempre i suoni ben raccolti. Perfetto. Esatto, perché un suono ben raccolto ti aiuta a mantenere la laringe ad un assetto ideale. In questa zona della tua voce comincia a sollevare gli zigomi così da creare più spazio in cavità di risonanza. E ora qui stiamo per entrare nella zona sopracuta della voce. La prossima tonalità proviamo ad eseguirla in piano. Mette più coperta. Esattamente, perfetto. Quanto ogni esercizio dobbiamo sempre seguirlo in forte ed in piano, proprio per educare la nostra voce alle diverse dinamiche che poi ci ritroveremo sul cantato. Stessa tonalità in forte. In piano.
in forte, in piano, in forte, in piano, in forte. Esatto, perché anche la respirazione poi svolge dei lavori differenti dal piano al forte. Andiamo a un pezzo.